Benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo ali di pollo in padella con patate, una ricetta sfiziosa per chi ama i secondi piatti a base di pollo, davvero gustosa e saporita. Vediamo subito come realizzare le ali di pollo e patate in padella. Troverete tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Per prima cosa prendete una padella, versate 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Adesso mettiamo 450 g di ali di pollo. Aggiungete il succo di un limone grande, uno spicchio d'aglio grande. Se non volete lasciare poi lo spicchio d'aglio, potete mettere direttamente uno spicchio d'aglio intero e poi toglierlo a metà cottura. Foglie di rosmarino. Fiamma medio-bassa, facciamo cuocere il tutto 5 minuti. Dopo 5 minuti aggiungete un cucchiaino abbondante di sale, un pizzico di pepe nero macinato. Amalgamate bene il tutto e girate le vostre ali di pollo. Prima diamo una bella mescolata per amalgamare bene il sale e il pepe nero. Mettiamo il coperchio. Continuiamo la cottura per altri 20 minuti mescolando e quindi girando di tanto in tanto le vostre ali di pollo. Io solitamente ogni 5 minuti giro le mie ali di pollo. Nel frattempo prepariamo le patate. Vi serviranno 750 g di patate. Io già le ho pelate e lavate bene. Tagliate le vostre patate a cubetti. Io prima taglio la patata a metà, poi la taglio in tre in modo verticale e poi così. Quindi prima a metà, tre e così. Tamponate con lo Scottex le vostre patate, così assorbite un po' d'acqua. Non dimenticatevi del vostro pollo. Ogni 5 minuti vado a girare le mie ali di pollo. In una padella versate 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Poi versate le vostre patate. Fiamma medio-bassa, fate cuocere il tutto per 5 minuti. Adesso tagliate un ciuffo di prezzemolo, prezzemolo fresco, uno spicchio d'aglio, dopo 5 minuti aggiungete il prezzemolo e l'aglio. È importante aggiungere il prezzemolo e l'aglio in questa seconda fase. Vi aiuterà a esaltare di più il sapore. Amalgamate bene il prezzemolo con le patate e l'aglio. Aggiungete un cucchiaino di sale, un pizzico di pepe nero macinato. Amalgamate bene il tutto. Fate cuocere altri 5 minuti. Passiamo al pollo. Sono passati 20 minuti. Aggiungete con cautela 2 dita di bicchiere di aceto di mele, che corrisponde a un quarto di bicchiere, quindi 2 dita. Fate cuocere altri 5 minuti. Passati 5 minuti, il nostro pollo è pronto. Potete spegnere la fiamma, controllate la cottura, ma il mio pollo è già pronto. Sono passati 5 minuti anche per le nostre patate. Vado ad amalgamare bene il tutto. Faccio cuocere il tutto per altri 10 minuti.
Dopo 10 minuti amalgamate bene il tutto, aggiungete le vostre ali di pollo che nel frattempo sono diventate ancora più buone. È indispensabile che riposino 10 minuti. Un filo d'olio extravergine di oliva, amalgamate bene il pollo con le patate. Fate cuocere così per 2-3 minuti. Dovete insaporire bene le patate con il vostro pollo. Credetemi, questo piatto è una vera delizia. Assaggiate il vostro pollo, le vostre patate. Se volete potete aggiustare di sale o di pepe, per me va benissimo già così. Voi ovviamente potete personalizzarlo in base ai vostri gusti, se vi piace più pepato o più salato. Dopo 2-3 minuti spegnete la fiamma e le nostre ali di pollo e patate in padella sono pronte. Credetemi, questo piatto è una vera delizia. Provatelo anche voi. Se volete potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cattisia. Iscrivetevi qui su YouTube perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Una ricetta sfiziosa per chi ama i secondi piatti a base di pollo, davvero gustoso e saporito. Mi raccomando, lasciatemi un commento se anche voi provate le ali di pollo e patate in padella. Una vera delizia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!